Buonasera e benvenuti alla seconda puntata del nostro contenitore sportivo Leoni da Parquet. Innanzitutto vi ringraziamo per il buon ascolto della prima puntata, quella con il direttore sportivo di Gema Pallacanestro Montecatini Guido Meini. Stasera la seconda occasione di incontro e per la prima volta abbiamo come graditissimo ospite un giocatore di Gema. Benvenuto al livornesissimo Saverio Mazzantini. Ciao Saverio. Ciao Matte, un saluto a tutti i tifosi e agli appassionati della Gema Montecatini. E allora, Saverio Mazzantini, i nostri tifosi lo hanno già potuto apprezzare e conoscere per le sue doti, ovviamente, di bravo giocatore, molto tecnico, capace di realizzare dei punti. Ma la prima cosa che mi piace dire, Saverio, sei un ragazzo molto espansivo, sei un ragazzo molto toscano da questo punto di vista, che ti sei, direi, integrato subito bene nel nuovo ambiente. Allora, c'è da dire sì che non ho mai avuto grandissimi problemi, questo è vero. Comunque con dei compagni così come ho trovato soprattutto anche quest'anno è sempre tutto più facile. Cioè, bisogna dirlo come l'ambiente che ho trovato è stato subito propositivo in tutto e quindi è estremamente facile ambientarsi bene, anche per uno che magari Non fa fatica non come fa te. fatica. Ecco, l'abbiamo detto subito, classe 95, ma sei di fatto il senatore di questa squadra, Saverio, perché sei paradossalmente il più anziano in un gruppo dove ci sono dei 97, penso a Passoni, a Capitan Sì. Savoldelli, tanti 98, poi 2000, 2002, 2004, insomma, hai questo ruolo anche un po' per certi versi di responsabilità o come lo vivi? Ma ormai allora all'inizio mi faceva un po' strano anche solo parlarne, poi ormai passando il tempo mi sto abituando, anzi ormai sono abituato. E quindi è una cosa che comunque mi piace, aiutare i ragazzi in tutto, dall'allenamento anche solo a fare due chiacchiere fuori. Dal campo da basket e quindi è una cosa nuova, ma allo stesso tempo davvero stimolante e anche divertente. È un gruppo che si sta formando, questo si vede credo anche per chi assiste alle partite a livello di identità, si vede che comunque c'è una compattezza, anche in un momento, fammelo dire, con le assenze, con gli infortuni con i quali stiamo convivendo, ma la squadra molto spesso dà questa sensazione di lottare tutta assieme e non è mai scontato. No, infatti è un pregio e una qualità che questa squadra ha. Come dice sempre Marco, non dobbiamo cercare alibi, anche se purtroppo ce ne sarebbero a bizzeffe, vabbè. Però è una qualità davvero anche rara, secondo me, perché non è così scontata e niente, bisogna solo cercare di continuare a fare gruppo, come stiamo facendo, come hai già detto bene te. E continuare per la nostra strada. Poi momenti, spero e sinceramente arriveranno momenti migliori per poter lavorare al meglio in palestra. È una strada che fino a questo momento ha raccontato di 4 giornate con un turno infrasettimanale vinto la scorsa settimana contro Fiorenzuola, anche in maniera piuttosto netta, nonostante verrebbe da dire un calo un po' nel finale, perché quei 20 punti oltre di vantaggio sono stati un po' così, si sono ridotti magari un calo di concentrazione, tantissimi Certo. più che giovani mi verrebbe da dire in campo, quello è un Abbiamo fattore. dovuto un po', sì, sicuramente con 3 partite in praticamente 10 giorni, Sì, anzi 3 in 8 in sette, giorni, 3 in sì, in 8 sette, giorni. 8 giorni, bisognava cercare di rifiatare un po' i giocatori che per forza di cose hanno giocato un po' più minuti. Quindi ci sono stati dei cali di concentrazione. Dove che bisognerà sicuramente migliorare, ma è una cosa anche un po' fisiologica, quindi l'importante è stato portare a casa i 2 punti in una bella vittoria con gente comunque al palazzetto che Anche non accende scontato in un l'entusiasmo. mercoledì sera, In un perché mercoledì comunque sera alle 8:30 se si è giocato, sì, quindi uno dei insomma, tanti turni infrasettimanali, ne sì. arriverà uno tra non molto, tra l'altro contro la Libertas Livorno, il Sì, giorno sì, sì. del 1° novembre. Prima Poi è novembre. arrivata, in ordine cronologico, la sconfitta di domenica a Orzi Nuovi contro Crema, anche in questo caso con assenze importanti, Mastrangelo, Angelucci, una squadra che è riuscita. Intanto possiamo vedere anche un po' di immagini, di lights, grazie al lavoro in regia di Vito Perillo. È una squadra che ha fatto un po' fatica all'inizio, come ha commentato anche il coach Marco Del Re. Poi aveva trovato a un certo punto la possibilità anche di, come dire, reinserirsi in un certo modo nel match, ha segnato una tripla nel finale che aveva portato anche Gemma avanti. Poi è mancato qualcosa però, Saverio. Purtroppo riguardando la partita, ridando un
insomma, ripensando un po' a mente fredda, siamo partiti un po' imballati e questo ci poteva comunque stare. Siamo riusciti, sempre con la caparbietà, a rimanere alla partita quando siamo andati anche meno 10, comunque siamo tornati lì, appunto, con la, mi sembra, quel canestro, sì, eravamo andati più 2, se non sbaglio. Sì, scusa, okay, se ti interrompo, Gemma era stata sotto 32-22, sì, e poi è riuscita a fare un break di 7-0 e andare a riposo 32-29, tirando anche di fatto sulla sirena per il possibile meno 1. Sì, sì. Quindi insomma c'era stato anche uno sforzo. Anche subito lì, poi sì, è vero, siamo rientrati sempre con un po' un calo di energia nel terzo quarto. Alla fine siamo andati, sono episodi, come è successo a Sant'Antimo, dispiace perché comunque per, come ha già detto anche Marco, del resto delle disattenzioni che potevamo evitare, non abbiamo portato a casa i 2 punti, dispiace per questo perché nonostante tutto nella situazione che stiamo vivendo abbiamo davvero sempre messo l'anima e perdere 2 partite fuori casa in campi difficili da sempre, insomma, è sempre fastidioso. Sì, c'è stato anche un tentativo di alternare spesso le difese, no? Zona, uomo, un po' dovuto tante alchimie, sì, un anche po' dovuto al fatto dei falli, del minutaggio, comunque certo, sempre carico. Anche con dei problemi, direi, a livello dei falli. Con problemi a livello dei falli contro una squadra che, ricordiamoci, se la nostra comunque è giovane. Sì. Squadra di Crema, squadra di under 23, se non sbaglio. Forse ancora più giovane, mi pare più giovane, ci fosse solo un 2000. Cioè... Sì, che tra l'altro credo sia Matteo Graziani, ecco, il mio concittadino. Esatto, livornese anche lui. Sì. Andiamo allora a commentare anche quelli che sono stati un po' i risultati di giornata, perché sì, soffermandoci proprio sul quarto turno, grazie a questa grafica, ancora una volta grazie al lavoro in regia di Vito, c'è qualche risultato in particolare che ti ha sorpreso in questo turno? Io direi PL Livorno sconfitta in casa, per esempio, da Sant'Antimo. Io, sì, è un risultato che, insomma, particolarmente significativo, mi viene da dire. La stessa Libertas che perde a Piombino. Però Piombino in questo momento ha 6 punti, insomma, in testa della classifica. Si decifra un po' male questo campionato, come allora, lo vedi, Saverio? Ad ora è ancora molto presto, come si stava dicendo, ma comunque tutti perdono con tutti sì, vincono con tutti. Sicuramente i nomi che hai fatto sono partite che non mi aspettavo, ma come secondo me la vittoria di Legnano a Omegna, un'altra partita, esatto, che c'è da, bravo, prendere in considerazione. Piombino, Legnano, soprattutto in tua casa, ex squadra. Legnano, mia ex squadra. Sì, perché sì, insomma, nella tua carriera hai fatto, prima di questo anno ovviamente qua a Gemma Pallacanestro Montecatini, sì, un anno a Legnano, in precedenza 4 anni a Piombino. Piombino, Pavia, Cecina, Ferentino, Verona, insomma qualcosa hai già girato. Ho giricchiato, dai, infatti ecco perché sono il più vecchio, ricordiamo. Però dicevamo di questa vittoria di Legnano importante perché Legnano non è partita particolarmente bene questa stagione. No, non è partita bene, poi ha perso quella partita sanguinosa in casa, non pensavo andasse onestamente a vincere una partita a Omegna, che ricordiamo comunque anche Omegna, squadra discretamente forte. La PL che perde con Sant'Antimo comunque in casa è quello che ti fa un po' più specie, perché ricordiamo il tifo che ha la PL, che è come se fosse davvero il sesto uomo in campo. Sì, personalmente ho visto un po' di immagini della partita. È una roba particolare, certo. Sì, dal super spettacolo offerto, no? Infatti. Però Sant'Antimo, brava. Sant'Antimo comunque non per la nostra causa. Esatto. È per farvi capire che comunque è un campionato estremamente difficile, dove noi per anche lì poche situazioni abbiamo perso 2 punti, ma cosa avrebbe voluto dire vincere a Sant'Anna? Anche lì è mancato poco, è mancato poco, peccato, però insomma. E il Piombino fa quel gioco, insomma, run and gun, come si dice, dall'anno scorso, che ha portato comunque frutti, quindi in casa soprattutto è una squadra pericolosa. C'è nulla da dire. E poi direi Avellino, squadra accreditatissima, insomma, almeno la vigilia, sconfitta in casa da Bacca di Piacenza, ex squadra di Marco Del Re, ex squadra di Kirill Korsunov, ex squadra di Lorenzo Pastore, diciamo tutti. Che però è andata a vincere ad Avellino, è andata a vincere Avellino con, se non sbaglio, una tripla di tabella, sì, non mi ricordo chi, però sì, una tripla di tabella dall'angolo abbastanza. Vale lo stesso. Vale sempre 3 punti. Vale sempre 3 punti, se vince poi. E poi anche comunque una Salerno, viene da dire, sì, che vince di 16 punti comunque contro Brianza, che affronteremo ora
domani. E tra poco ne parleremo. Sì, sì, quindi che sembrava, insomma, Brianza era partita a bomba. Salerno è un'ottima squadra, comunque partendo da un handicap di meno 3 punti, ma insomma, ha portato a casa due discrete vittorie. Assolutamente, nel giro di pochi giorni, sì, prima sì, contro Aarons e poi appunto contro Brianza, prossima sì, avversaria Gemma. Una rapida occhiata anche alla classifica, che come abbiamo detto dice tanto, dice poco, dopo 4 turni, ci sono 4 squadre a 6 punti al momento, appunto Brianza, Aarons, Desio e Piombino, e poi un mega gruppone. Desio che ha vinto un'altra grande partita, dopo sì, aver vinto anche lì a Livorno. Assolutamente, ha vinto prima con la Libertas a Livorno e poi ha battuto in casa Rieti, insomma, davvero è difficile fare pronostici. È andata a perdere a Fiorenzuola. Ecco. Quindi è inutile ora stare ancora, è troppo presto. Sì. Se poi la guardiamo la classifica, ma è difficile. La guardiamo la prossima puntata e faremo insieme, se ne parlerà più avanti. Grazie allora per il momento a Saverio Mazzantini. Il momento di una piccola pausa per noi, tra poco torniamo qua con la seconda parte di Leoni da Parquet. PS Shoes, le scarpe che colorano la tua giornata e la tua personalità. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro contenitore sportivo Leoni da Parquet. È il momento di concentrarsi con Saverio Mazzantini qui al mio fianco sulla sfida di domani alle 18 al Palaterme arriverà, come abbiamo detto, una delle squadre che in questo momento ha 6 punti in classifica, Lissone Interni, Brianza Casa Basket, nome lunghissimo che racchiude una squadra che sta facendo molto bene, direi. È una squadra che sta anche essa molto giovane, che sta facendo molto bene. Io conosco di questi giocatori l'oro, che se qualcuno se lo ricorda l'anno scorso sì, era Borgo Manero. Assolutamente, molto bravo. Un bel giocatore. E Ceparano, che ha fatto le mie stesse giovanili praticamente a Livorno. Quindi, niente, è una squadra davvero rognosa, che fa ovviamente dell'atletismo e dell'energia i punti di forza. Quindi, niente, bisognerà solo cercare di pareggiare queste due cose, fare la nostra partita tranquillamente, e mettere in campo magari un minimo, posso dire, un minimo di esperienza in più e di compattezza. Quindi questo è il ruolo che un po', come dire, ti stai già ritagliando. Come ormai come parlo proprio da senatore. Però, insomma, ti abbiamo già visto in tante partite decisivo, al di là dei punti segnati che, come dire, balzano sempre all'occhio. Però è importante prendere anche la squadra per mano, aiutarla in momenti che magari ci possono essere di difficoltà con un avversario, come dicevi fino ad ora, insomma, molto energico, no? Certo, no, ma secondo me ognuno di noi in tutte queste partite ha dato sicuramente il massimo, ma in tante situazioni ognuno ha dato proprio il canestro, la palla recuperata, mi viene da dire, non so, una partita come Legnano, la palla recuperata di Pirani, o il canestro, serve tutto, canestro di Passoni del più 3, cioè, che ci ha messo avanti, quindi tante cose, cioè la palla rubata di Sao, cioè potrei star qui a dirtele tutto il giorno, tutte le cose, e sono solo 4 partite. Quindi la cosa bella di questa squadra è che non c'è sempre solo un protagonista, ma siamo tutti protagonisti, ed è quello che alla fine vuole anche Marco, credo, da noi. Quindi questo, secondo me, è uno dei nostri punti di forza, e bisogna solo cercare di continuare così nel miglior modo possibile. Come abbiamo anche accennato sui nostri social, c'è questa notizia, purtroppo viene da dire, ma a questo punto è certa, di un intervento, quello che costringerà di fatto nei prossimi giorni in artroscopia per una meniscopatia laterale il nostro Simone Angelucci, un intervento che si è reso necessario dopo che lo staff medico per qualche giorno ha provato chiaramente a vedere se la situazione di questo ginocchio destro era, diciamo, risolvibile con una terapia conservativa. Così non è stato, facciamo ovviamente i più grossi in bocca al lupo a Simone per una pronta guarigione, ci auguriamo di averlo
di averlo presto ovviamente in campo. Questo sarà certo, ovviamente in base a, all'esito della stessa, dello stesso intervento per questa meniscopatia laterale. Veramente in bocca al lupo allora Simone, insomma sfortunato come tutti, si soffre molto, no, stare fuori è un, sì, no, si soffre in una maniera, il tempo non sembra non passare mai, è veramente brutto. Ci sono passato purtroppo l'anno scorso, subito inizio anno anch'io, sì. Dispiace davvero per Simo, perché è un ragazzo d'oro, uno con cui ho legato anche davvero molto, e un bel giocatore, quindi che ci poteva dare sicuramente una mano. E spero, vi faccio insomma il mio in bocca al lupo, e spero che possa tornare il prima possibile, perché so quanto ci tiene anche lui. Assolutamente. Ed è sempre, ed è brutto via avere un compagno, insomma, sì, perché poi lo vediamo che segue sempre con grandissima partecipazione, sì. Chiaramente essere costretto a rimanere fuori per questo problema è ovviamente lo tormenta anche un po' a livello mentale, insomma, è una grande sofferenza, così come ci auguriamo di avere magari già domani, per una brevissima o breve frazione di partita, Nicola Mastrangelo, anche lui alle prese con questo guaio al polpaccio, ma è chiaro che insomma Gemma piano piano deve cercare di recuperare quelli che sono i suoi giocatori cardine. Facciamo un piccolo passo indietro, perché in settimana al Golf Club Le Pavoniere di Prato si è svolto un evento molto importante organizzato da Gemma Pallacanestro Montecatini, grazie all'azienda Sace BT, che si occupa di assicurazioni del credito, ma che ha messo insieme, secondo questo nuovo concetto del fare rete, fare canestro assieme, fare soprattutto network, le tante aziende sostenitrici, gli sponsor. Stiamo vedendo un po' le immagini di questo evento di mercoledì mattina a Prato, nel quale appunto tanti amici sostenitori di Gemma, diciamo del passato ma anche del futuro, hanno preso parte appunto a questo incontro. È stato un modo molto, molto significativo, ecco, di, qui vediamo per esempio anche Alessandro Lumi, che è commercialista ma ovviamente anche un l'esperto del bilancio da quest'anno per Gemma Pallacanestro Montecatini, gli stessi Marco Del Re, capitano Nicola Savoldelli, che sono intervenuti a questo incontro, e devo dire che ha fatto sicuramente ha avuto un ottimo riscontro di risultato, in attesa di prossimi incontri, ringraziando Fabio Raffanelli, l'organizzatore, e quest'anno appunto il responsabile del marketing di Gemma. Andiamo a sentire, però, a questo proposito, grazie sempre a Vito Perillo in regia, ciò che ha detto il patron di Gemma, non solo di Gemma azienda ovviamente veicoli commerciali, ma presidente di Pallacanestro Montecatini, Alessandro Lulli, proprio a proposito di questo incontro a Prato. Io mi prendo i meriti, ma devo dire e devo ringraziare te, Vito, ma Fabio Raffanelli, perché questo evento è stato organizzato in primis da Fabio Raffanelli. Io ho solamente dato una linea dove ho indicato che sì, è facile attrarre, facile, non proprio facilissimo, è facile probabilmente attrarre un'azienda perché venga a sostenerci, però è più difficile mantenerla per un lungo termine. Quindi è importante fare rete, poi Fabio ci ha messo di su, ha creato questo evento, ho visto grande partecipazione e mi sembra che tutto vada per il meglio. Tante aziende nuove, quindi stiamo incrementando il nostro parco di sostenitori e stiamo diventando anche... ci stiamo relazionando fra di noi, stiamo intessendo delle buone relazioni, e quindi vedo solamente delle cose positive. Ecco. Questo è allora uno scorcio dell'intervista che abbiamo fatto ovviamente con il patron Alessandro Lulli. Andiamo a sentire proprio chi il fautore di questo incontro, Fabio Raffanelli, responsabile del network di aziende, insomma, che come detto hanno cominciato a fare un po' rete in questo incontro al Golf Club Le Pavoniere di Prato. Agosto la presentazione, il progetto era di consolidare quello che avevo già trovato e quello che avevamo già messo insieme. L'evento di oggi conferma, con circa 40 presenze in sala, che c'è interesse soprattutto ai temi che abbiamo trattato, e c'è attenzione e c'è riconoscenza verso anche quelli che sono i programmi che stiamo organizzando, perché oggi abbiamo cercato di postare l'evento su i servizi che potremmo offrire alle imprese, la cultura aziendale, quindi commercialisti piuttosto che SACE. Quindi sono molto contento, diciamo, di quello che è stato oggi l'evento. È il caso di dire, continuiamo a fare squadra, a fare network. Assolutamente, riteniamo che sia fondamentale per il movimento, per appunto le risorse e per consolidare le partnership. Fare squadra, incontri, fare relazioni fra di noi.
lo stiamo facendo, cercheremo di farlo ancora meglio. Oggi era il primo evento, diciamo, ufficiale, ma stiamo lavorando con grande impegno e quello che mi fa piacere è che stiamo ricevendo anche tante nuove richieste di affiliazione, tra virgolette, di ingresso, e questo ci fa piacere. Bene, abbiamo sentito allora anche Fabio Raffanelli, organizzatore di un evento, abbiamo visto anche Marco Del Re, Nicola Savoldelli, c'era Guido Meini, insomma hanno fatto, come giusto, rappresentanza. Marco Del Re, questo lo dico a Saverio, che non era presente, non per colpa sua, ma perché chiaramente c'era il capitano Nicola, ha rappresentato tutti noi, ha rappresentato tutta la squadra. Del Re ha fatto anche un invito poi alla fine a tutti gli sponsor a essere presenti, come giusto, magari già dalla prossima partita di domani o le successive, ricordiamo quella con la Libertas Livorno, insomma giocare in un palazzetto caldo come è stato, soprattutto penso la prima partita contro Legnano, fa sempre un altro effetto, no? È sempre, sempre molto bello. Poi, oltretutto, in un bel palazzetto, dobbiamo dirlo, in un bel palazzetto come il Palaterme, insomma, è proprio un ambiente, l'ambiente ideale per farti dare davvero tutto. Cioè, ecco, proprio ti diverti davvero a giocare, e cerchi di far divertire anche chi ti viene a vedere. Ecco. Saverio si sta divertendo a Montecatini, personalmente ero presente anche domenica a Orzinuovi contro Crema, dove era presente andando un po', diciamo, nella sua parte più privata, anche la fidanzata Alessandra, che tra l'altro è un'ottima giocatrice di volley, professionista, in A1, eccoti qua per esempio a fine partita, insomma due sportivoni, verrebbe da dire, Saverio. Allora, lei dei due è nettamente quella più forte, quindi bisogna la sportiva forte a lei, io insomma... Però diciamo... l'ho vista fare un tifo indiavolato, Sì, sì, è abbastanza... Ci sente, ma perché comunque da sportiva sì. Sa cosa si prova e quindi sicuramente capisce anche il mio stato d'animo, le cose, ma onestamente come io quando la vedo... L'anno scorso ho avuto più modo di riuscire a vedere partite sue e soffrivo tantissimo, quindi è come se giocasse l'altro. Non so se c'è un'altra partita. Immagine di Saverio con Alessandra, credo sì, qualcosa mi sembra di ricordare anche, qua addirittura abbiamo quasi rubato un bacio, si può dire. È una bella foto, onestamente sì, è stato un bel momento, ovviamente post vittoria, ma comunque non mi fa mai mancare il supporto anche dopo, come poteva essere, una sconfitta domenica. Qui siamo in vacanza. Qui siamo in vacanza a montagna. Se non sbaglio, tu sei uno di quelli che preferisce la montagna. Io sì, dai, diciamo che mi piace la montagna, comunque scoperto anche lei di Marsala, quindi veramente proprio sì, sul mare. Però, insomma, ci sono dei posti come a Livorno, però tra i due mi piace forse più sì, la montagna. Sì, a volte... E poi ci sono altre immagini ovviamente di un Saverio qui schiaccia con la maglia di Piombino. Qualche anno fa. Che ricordo ti evoca così? Questo era il mio primo anno a Piombino, una bella vittoria con Empoli. Come si può vedere anche male dalla foto, con un po' di gente. Sembra veramente ieri. Ieri invece sono passati. È passato qualche anno. Vabbè, ma insomma, non ti buttare giù così, no. No, però sono sempre bei ricordi quando legati a un campo da basket. Qui è una tripla, insomma, specialità della casa, verrebbe da dire, ce l'hai, no? Questo tiro da dai, diciamo che... questo lo sai costruire, Sì, dai, diciamo che ci ho lavorato molto negli anni e sto cercando, insomma, di farlo diventare sempre uno dei tanti punti di forza l'Arsenale, insomma, e quindi per ora sta andando, però non si deve di nulla, perché va bene, meno di nulla, siamo scaramantici, meglio un di nulla, dice Saverio, giustamente. Sì. E poi c'è un'altra foto familiare, un bel quadretto scattata proprio qua, ecco, al Palaterme. Un'altra, ovviamente, un'altra persona che oltre a la mia famiglia, presentacelo. Lui è mio fratello, 8 anni più giovane, si chiama? Dario Mazzantini, ovviamente dire nome e cognome, però vabbè, che quest'anno gioca a Cecina. L'anno scorso abbiamo avuto per me la fortuna di giocare insieme, però comunque diciamo per ora la fortuna di aver giocato per la prima volta contro, era Piombino e era Legnano,
e siamo molto legati. Questa è stata fatta, se non sbaglio, la prima amichevole della stagione. Questa è stata fatta la prima amichevole della stagione, sì. Poi non so se c'è anche la cosa dell'anno scorso, comunque diciamo che questa era quella più rappresentativa, ovviamente, con la maglia di Gemma. Ci tenevi molto, no? A questa, come dire, a questo quadretto familiare che si andava un po' a inserire nel contesto sportivo. Sì, no, davvero. È una bellissima foto che mi tengo proprio... Ti porti con te. Sì, nel cuore. Anche Dario è un leone da parquet, per rimanere in tema, come lo sei tu. Sì, lui è un po' più tranquillo, un po' più pacato. Sì, è una parola giusta, però quando c'è da colpire, colpisce. Non si tira indietro. Non mi faccio un po' più di casino, un po' più, come si può dire? Sì, insomma. Un po' più da palco, un po' più esibizionista, diciamo ho così. Ho capito cosa volevi intendere, ma insomma non si tira indietro nemmeno tuo fratello. Assolutamente, è una cosa di famiglia. Siamo quasi ai saluti di questa seconda puntata di Leoni da Parquet. Io direi, domani giochiamo una partita importante, ne abbiamo già parlato. Un invito ai tifosi, un invito a venire al Palatermo, Saverio. Davvero, spero che veniate in tantissimi a dare il supporto, comunque come avete già fatto, però spero sempre di più di poter riempire il palazzetto, vuol dire che comunque la squadra sta piacendo e ci sono anche dei risultati, perché ovviamente anche quelli sono molto importanti, per non dire fondamentali. Quindi, però spero vivamente che venga parecchia gente, parecchi tifosi, e noi daremo davvero sempre il massimo per farvi divertire e divertirci tutti insieme. Grazie allora, grazie a Saverio Mazzantini che è stato brillantissimo ospite di Leoni da Parquet, ci ritroveremo presto in questo contenitore. Per quanto mi riguarda, i saluti che vanno in regia ancora una volta a Vito Perillo, prima o poi ci vedremo anche durante questa diretta. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci vorranno seguire, ci avranno seguito anche questa volta, ci fa ovviamente piacere poter condividere questo momento con voi. Appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora. Saluto.